Wow, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo il notturno. Arma d'assalto automatica, fucile d'assalto versatile che consente di gestire qualunque contesto di battaglia. L'uso del mirino e di raffiche brevi garantisce un'elevata cadenza di tiro senza sacrificare la precisione. Tranquilli, vi daremo il tempo di fuggire, parola di Ramirez. Allora, il notturno è l'arma in assoluto più costosa di tutto il gioco. Per un valore pari a 250 euro, quest'arma finalmente l'hanno resa degna di nota. Come hanno reso speciale quindi il notturno? Semplicemente cambiando l'ultima perk. Colpire un nemico con quest'arma lo contrassegna come bersaglio. Gli effetti si cumulano ad ogni colpo. Dopo aver ricaricato, ogni bersaglio contrassegnato esplode in un raggio di 0,5 unità, infliggendo il 65% di danni d'arma per ogni contrassegno applicato e rimuovendo tutti i contrassegni del bersaglio. Davvero una perk singolare e veramente ben concepita. Infatti, prima la sua ultima perk era il tormento, totalmente inutile, raga, il tormento su un'arma del genere, no? Ora il notturno è degno di tale nome. Comunque, oggi lo andiamo a provare. Il perkaggio è fatto semplicemente con un doppio danno critico, un livello critico ed una velocità di ricarica e l'elemento su energia. Prima di mostrare il vero notturno, ci tengo a farvi notare che trasformando lo stesso notturno in elemento acqua, in questo periodo è possibile sfruttare un bug del gioco. Questo bug nel gioco farà sì che ci entreranno dei danni veramente immaginabili, fino a 50 milioni di danno per quanto riguarda l'esplosione, però tenete bene a mente che è soltanto un errore della Epic, quindi al momento potete sfruttarlo, sì, però tenete bene a mente che prima o poi la Epic fixerà questo bug, quindi di conseguenza potremmo anche sprecare dei vantaggi inutilmente, però in questo caso se possedete il progetto vi consiglio di sfruttarlo, anche perché vi renderà la vita molto molto più semplice in certe situazioni. Sicuramente il bel signore che programma queste armi alla Epic Games per salva il mondo avrà digitato male e avrà digitato uno zero in più laddove non doveva. Ecco perché abbiamo questo effetto solo sull'elemento acqua, ma vi ripeto, è solamente momentaneo, è impossibile che tengano un'arma così, dai, diciamoci la verità. A me personalmente non mi sarebbe neanche mai venuto in mente di provare il notturno così ad acqua, se non fosse stato appunto per il video pubblicato su Twitter da Demon Joe. Ma passiamo un secondo al notturno originale. Allora, il notturno è sempre stata comunque un'arma sottovalutata, diciamoci la verità. Sia perché comunque non era niente di eccezionale, la sua ultima perk era il tormento, anch'essa niente di eccezionale, non è un'arma da DPS, non era un'arma da utilizzare in gruppo, cioè era un'arma moderata da utilizzare in qualsiasi contesto, come dice la descrizione. Diciamo che andava bene un po' per tutto, sia per gli zombie a lunga distanza, sia per quanto ci pushavano in mischia, ma non era ottimale per nessuna di queste situazioni. Beh, come vedete la situazione si è completamente capovolta, raga. Questo notturno adesso non solo effettua un danno ad area, riesce ad avere anche un DPS veramente elevato. Questo poi grazie alla bomba che esplode, grazie anche a tutte le cariche. Queste cariche funzionano, raga, anche in una maniera veramente meravigliosa. Cosa succede praticamente? Come vedete, ogni zombie che noi andremo a colpire comparirà questa sorta di bomba in testa. Al momento della nostra ricarica, che poi molte volte magari laggano proprio i server del gioco, quindi prendete le dovute precauzioni per coprirvi, no? Comunque, qualche istante dopo la ricarica, molte volte, vedrete proprio i zombie che esploderanno. La cosa bella è che non ci sarà neanche bisogno di dover toccare tutti gli zombie. Se gli zombie sono abbastanza raggruppati, un'esplosione tirerà a catena anche l'altra, raga. Beh, che dire, penso di aver già detto tutto con queste frasi, no? Epic Games. Questo è il classico esempio di come non possiamo mai sapere di come si evolverà il gioco, no? Perché sinceramente quanti di voi avrebbero scommesso sul notturno? Ok, teoricamente ci può anche stare in quanto è l'unica arma bloccata, diciamo, su pagamento, però allo stesso tempo ormai la davo quasi per scontata che fosse così, che non dovesse neanche subire cambiamenti, nonostante comunque notavo molti post su Reddit che proponevano questi cambiamenti alle armi fondatore, semplicemente perché poi il notturno prima non valeva la spesa, ecco. In questa particolare situazione eravamo tutti con un notturno al 106 nella resistenza di Vallarguta. Ho pensato che questa clip potesse tornarvi comunque utile per dimostrarvi anche comunque l'effettività della bomba, non solo comunque nelle zone di Montespago. Ecco, non si può provare tutti i giorni una cosa del genere, in quanto non tutti i giorni abbiamo il tempo di affrontare una resistenza da 2 ore e mezza, no? Però, tutto sommato, il notturno al 106, anche in questo round così avanzato, veramente si è dimostrato affidabilissimo, sia per quanto riguarda controllare zombie di gruppo, sia per quanto
quanto riguarda uccidere quegli smasher grossi che pushavano. Considerate che qua non solo l'arma al 106, ma le statistiche nostre sono anche bloccate su appunto Vallarguta, quindi non siamo boostati come Montespago. Ah, sì, ovviamente in questa resistenza non ero con una build apposta per il notturno, anzi, avevo una build totalmente differente. Quest'eroe è quello per la minigun energetica, tenete anche in considerazione questo fattore, perché incide molto, raga, utilizzare la build o meno, eh? Sia perché comunque diminuisce il DPS dell'arma, sia per tanti altri fattori comunque che non vi sto a elencare adesso, che conoscerete tutti meglio di me. Comunque raga, con questo video non voglio assolutamente spingervi all'acquisto, io stesso non posseggo quest'arma, ci tengo a precisarlo. Per fare questo video comunque devo ringraziare Marino, e che dire Epic Games, questa volta il vostro aggiornamento mi sa che mi costerà 100 euro. Comunque raga, adesso, tralasciando il fattore dell'arma d'acqua che sicuramente patcheranno perché è esagerato così, già in sé l'arma comunque è veramente veramente forte, come state vedendo non c'è bisogno di buggare l'arma d'acqua. Certo, in questo momento potete sfruttarlo per fare il re mitico per uccidere mini boss in 2 secondi, risulterà veramente più semplice e molto meno snervante. Allo stesso tempo poi quando la patcheranno comunque non sarà un problema in quanto anche ad energia è un'ottima arma, combinata a mazza salto urbano, combinata a Ramirez, con plasmico nella build eccetera eccetera, insomma diciamo che fa abbastanza male. Io raga non posso dirvi più altro su questo notturno, sinceramente è un'ottima arma. Ovviamente ci tengo a precisare che non vi voglio spingere all'acquisto, semplicemente questo è un gameplay dimostrativo. L'arma in sé a me piace raga, non posso dirvi di no perché sarei veramente un incoerente. Mi piace veramente un sacco. E che dire, l'episodio di oggi può terminare qui. Però se resti a guardare questo video ti mostrerò anche cosa è possibile fare con questo Scar ad acqua. Noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella!
I wish to stay.